Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Oggi faremo uno slider di immagini in CSS e JavaScript. Perfetto, iniziamo. Questo è lo slider che faremo oggi. Ho già creato sia il file HTML che quello CSS, quello JavaScript lo faremo più tardi. E iniziamo subito a creare un div generale in HTML in cui metteremo tutti gli elementi che ci serviranno appunto per il nostro slider. Magari ci mettiamo anche un id, quindi di slider magari. Poi dentro al div creiamo innanzitutto due bottoni, quindi il primo bottone con una freccia a sinistra che punta verso sinistra, fine button. E un altro bottone, ma con la freccia verso destra. In questo modo. In mezzo ai bottoni creiamo un altro div, magari id img slider, dove appunto inseriremo tutte le immagini che vorremmo inserire in questo slider. Per adesso ne metto solo una, per poi in seguito ne potremo inserire quante ne vogliamo. Quindi img src immagine 1. Perfetto. Ok, scriviamo un po' di cose in CSS. Allora, prima di tutto, come sempre, facciamo un CSS reset, quindi padding 0 e margin 0. Poi magari diamo al body, innanzitutto, un colore di sfondo, magari, sì, perché no? 4444444. E direi di centrare il tutto. Quindi facciamo display flex, align item center e justify content sempre center. In questo modo abbiamo centrato tutto. Poi uno stire al div slider e diamo una larghezza del 70%, il 70% della pagina, può andare bene. E anche qui centriamo tutto il suo contenuto, quindi in questo caso i due bottoni e le immagini. In questo modo saranno bene centrate. Ora diamo uno stile anche al div delle immagini, quindi img slider, e gli diciamo di occupare il 100% dello spazio. In questo modo sarà grande quanto il div slider, in questo caso del 70% della pagina. Facciamo la stessa cosa anche per le immagini, e in questo modo si ridimensioneranno nel modo corretto. Quindi img slider img, così prendiamo tutte le immagini, e facciamo anche qui width 100%. Perfetto. Andiamo a vedere come viene sulla pagina. Pam, ecco qua la nostra immagine e i nostri due bottoni. Direi di applicare uno stile anche ai bottoni. Quindi facciamo slider button, così prendiamo entrambi i bottoni e gli impostiamo una larghezza di 50 pixel, un'altezza sempre di 50 pixel, un background io direi nullo, quindi trasparente. In questo caso metto non, e in questo modo i pulsanti non hanno lo sfondo. Magari gli impostiamo anche un bordo, quindi border solid bianco, white 2 pixel, e lo arrotondiamo, quindi border radius metto 25 pixel, così i bottoni diventano tondi. Ecco qua. Ingrandiamo anche il testo che c'è all'interno, quindi facciamo font size 40 pixel e lo mettiamo di colore bianco. Ecco qua, molto meglio. Direi di impostare anche un cursore e di togliere questa linea intorno, perché è molto brutta. Quindi prima cosa impostiamo un cursore, appunto, magari pointer, e togliamo la linea di contorno. Per farlo basta semplicemente scrivere outline non. In questo modo abbiamo impostato il cursore e la linea intorno non c'è più. Magari impostiamo anche un effetto over e active, quindi quando passiamo il mouse e quando clicchiamo. Quindi facciamo slider button over, quindi quando ci passiamo il mouse magari aumentiamo la scala di 1.05, di molto poco, mentre quando è active, cioè quando stiamo cliccando sul bottone, magari diminuiamo la scala, quindi di 0.95, può andare bene. Impostiamo anche una transition in modo che avvenga in modo fluido, all 0.1 secondo, molto corto, e easing out. Vediamo come viene. Quando passiamo il mouse si ingrandisce, mentre quando clicchiamo si rimpicciolisce. Molto bene. Ora passiamo però a scrivere il codice in JavaScript.
Per farlo dobbiamo creare il file JavaScript. Quindi andiamo nella nostra cartella e creiamo un nuovo documento di testo e lo chiamiamo per esempio script.js, che sta appunto per JavaScript. Diamo invio e ok. Ora nel nostro HTML, come per CSS, dobbiamo collegarlo. Quindi scriviamo script e aggiungiamo l'attributo src e qui inseriremo appunto script.js. Chiudiamo lo script in questo modo e così abbiamo collegato il file HTML al file JavaScript. Quindi lo apriamo qua, perfetto, e iniziamo a scrivere il codice in JavaScript. Per prima cosa direi di aggiungere tutte le immagini che vogliamo all'interno del div. Quindi io adesso ne ho aggiunte altre 4, quindi faccio semplicemente copia e incolla e cambio il nome in questo modo. Ora però, se proviamo ad aggiornare, come vedete succede un po' un casino, cioè che tutte le immagini si sovrappongono e questo a noi non ci va bene. Per sistemare dobbiamo impostare a tutte le immagini un display none, quindi che non siano visibili, però solo la prima immagine vogliamo che sia visibile. Quindi per selezionare solo la prima immagine possiamo fare in questo modo, quindi img slider img e usiamo la pseudoclasse nth child e mettiamo 1, così abbiamo selezionato la prima immagine e a questa impostiamo un display block. In questo modo sarà visibile solo la prima immagine, ecco qua. Allora iniziamo con JavaScript. Per prima cosa dichiariamo due variabili. La prima variabile sarà per esempio NIMG, potete chiamarla come volete, e indica quante immagini abbiamo. In questo caso io ho 5 immagini, quindi imposto uguale 5. Creo un'altra variabile che è var corrente, per esempio, che dichiara la immagine corrente. Ovviamente all'inizio l'immagine corrente sarà l'immagine numero 1, quindi imposto uguale 1, perfetto. Ora dobbiamo creare due funzioni che faremo attivare quando premiamo i due pulsanti. La prima funzione servirà per mandare avanti le immagini, mentre la seconda per mandarle indietro. Per creare una funzione ci basta scrivere function e il nome della funzione. In questo caso per mandare avanti le immagini, per esempio, scrivo successivo e poi due parentesi e tra le parentesi graffe inserirò il codice della funzione. Creo anche un'altra funzione, quindi faccio copia e incolla e la chiamo prec, quindi precedente. Voglio che queste funzioni si attivino quando clicco i due pulsanti. Per farlo devo aggiungere un attributo al tag button, quindi al bottone del precedente scrivo onClick, quindi quando viene cliccato, uguale attivi la funzione prec, in questo modo. Quindi quando viene cliccato questo bottone attiverà questa funzione. E la stessa cosa la devo fare per il secondo bottone, quindi onClick successivo, perfetto. Andiamo ora a scrivere il codice nelle due funzioni. Voglio che quando clicco il pulsante la variabile corrente aumenti di 1. Per farlo scriviamo corrente più più. In questo modo quando clicco sul pulsante questo qua aumenterà la variabile corrente di 1. Io voglio che questa variabile vada da 1 a 5, in questo caso perché ho 5 immagini. Quindi quando la variabile corrente sarà superiore del numero di immagini, quindi per esempio sarà 6, quindi è maggiore di 5, si imposti a 1, quindi si resetti. In questo modo avrò un ciclo da 1 a 5. Per farlo devo scrivere una condizione, quindi se corrente è maggiore di n immagini. Se succede questo, imposto corrente a 1. Ottimo. Magari ve lo faccio vedere in questo modo. Ok, qua nella console, aggiorno e quando clicco sul pulsante, come vedete, qua i numeri si alzano, ma quando arrivo a 5 si resetta a 1. Ora dobbiamo fare in modo che in base al valore della variabile corrente imposti visibile una delle 5 immagini. E prima di tutto dobbiamo fare in modo che tutte le immagini spariscano e poi alla fine imposteremo come visibile solo l'immagine che ci interessa. Per impostare tutte le immagini invisibili possiamo usare il ciclo for. Quindi scriviamo for, due parentesi e le quadre. Tra le parentesi però dobbiamo scrivere tre attributi. Prima di tutto creiamo una variabile, la variabile i, quindi var i, e impostiamo il valore della variabile n immagini, quindi n img, punto e virgola. Poi dobbiamo scrivere una condizione, in questo caso scrivo i maggiore di 0, dopo vi spiego perché.
punto e virgola, poi un'azione che si verifica ogni volta che questo ciclo avviene, quindi, quindi in questo caso metto i meno meno, quindi i diminuisce di 1. Il ciclo for funziona con tre attributi. Il primo è la dichiarazione di una variabile, che in questo caso ho creato la variabile i e gli ho impostato il valore nimg, che in questo caso è 5. Il secondo è una condizione, cioè i maggiore di 0, la condizione che il codice che ci sia qua dentro avvenga. Mentre il terzo è un'azione che viene eseguita ogni volta che il ciclo parte. In questo caso i meno meno, quindi che i diminuisca di 1. Entriamo nel ciclo for e i si imposta a 5. Viene eseguito il codice solo se i è maggiore di 0, quindi 5 è maggiore di 0. Viene eseguito il codice e i viene diminuito di 1, quindi 4. I è ancora maggiore di 0? Sì, e quindi viene eseguito il codice e viene diminuito di 1, quindi diventa 3. I è ancora maggiore di 0? Sì, e quindi diventa 2. Così continua finché i diventa 0, e quindi non è maggiore di 0, e quindi esce dal ciclo. Quindi ho fatto in modo che il codice che scriverò qua dentro avvenga 5 volte, quindi il numero delle mie immagini. Qua dentro adesso scrivo il codice che mi permetterà di rendere invisibili le immagini. Scriviamo document.querySelector e tra parentesi, tra virgolette, copiamo praticamente quello che abbiamo scritto qua, quando abbiamo scritto displayBlock. Adesso non voglio impostare un displayBlock, ma un displayNone. E al posto dell'1 voglio che ci sia i. Quindi ogni volta che viene eseguito il ciclo ci sia un numero diverso. E che quindi imposti a tutte le 5 immagini un displayNone. Per farlo cancello l'1 e scrivo in questo modo. Più i. Ok, in questo modo. Ho praticamente quello che c'è scritto qui in CSS, però al posto dell'1 c'è la variabile i. Alla fine poi scrivo punto style punto display uguale e voglio che imposti a tutti e 5 un display non, quindi scrivo non. Perfetto. Vediamo cosa si vede nella pagina. Quando proviamo a cliccare sul bottone, paf, ecco qua che tutte le 5 immagini scompaiono, anche la prima, quindi non c'è più niente. Ora voglio però che compaia solo l'immagine del numero corrente, quindi in questo caso 2 perché l'ho aumentata di 1. Per farlo posso fare la stessa cosa che ho usato qui, quindi document query selector, questo qua, style display, però al posto di i metto corrente, ok? In questo modo modifico è lo stile dell'immagine corrente. Però stavolta non voglio che gli imposti un display non, ma un display block e che la renda visibile. Vediamo come si vede. Aggiorniamo. Clicchiamo sul bottone successivo. Ed ecco qua che va avanti con le immagini. Molto semplice. E quando arriva alla quinta immagine, ricomincia da capo. Ora dobbiamo fare la stessa cosa però con la funzione precedente. Quindi in sostanza copiamo la stessa cosa che c'è qui e dobbiamo cambiare solo un paio di cose. La prima è sicuramente qua, cioè corrente meno meno, cioè che diminuisca corrente di 1. La seconda è qua. Noi vogliamo che quando corrente diventi 0 si imposti al numero di immagini, quindi che ricomincia da capo. Quindi scriviamo quando corrente è uguale uguale a 0, quindi quando vale 0, corrente si imposti al numero di immagini. In questo modo abbiamo creato anche la funzione precedente. Vediamo se funziona. Quando clicchiamo avanti va avanti, mentre quando clicchiamo indietro andrà indietro. Se volete possiamo anche far andare avanti le immagini automaticamente senza premere il bottone successivo, magari per esempio per una presentazione di qualche immagine. Per farlo usiamo una semplice stringa di codice. Scriviamo set interval e due parentesi. Tra queste parentesi dobbiamo scrivere la funzione successiva, quindi such, senza le parentesi tonde in questo caso, virgola, e il tempo in millisecondi che vogliamo che questa funzione avvenga. In questo caso scrivo 5000, quindi ogni 5 secondi viene eseguita in automatico questa funzione, quindi le immagini andranno avanti in automatico ogni 5 secondi. Vediamo, aggiorniamo e senza fare nulla, in automatico, dopo 5 secondi, l'immagine andrà avanti. Ecco qua. Ok ragazzi, anche per oggi abbiamo terminato.
In descrizione trovate il link con il codice che ho usato in questo video. Io vi ricordo di mettere like, commentare e di iscriversi. Noi ci vediamo ad un prossimo video e ciao ciao!